Una mattinata che verrà ricordata a lungo dai genitori dei bambini, dai piccoli, ma anche dai calciatori che portano il loro sorriso e le uova di Pasqua nel reparto di neonatologia. A proposito, i fondi raccolti dalla vendita verranno utilizzati dall'associazione per l'acquisto di presidi medici necessari al reparto. Ringraziamo il Pescara Calcio per questa iniziativa lodevole che oggi appunto ha radunato parecchia gente per far conoscere questa realtà, che di solito la si conosce da dentro, vivendola. Ci può spiegare un po' quali sono le vostre attività e chi volesse iscriversi o comunque venire a trovarvi cosa deve fare? Allora, noi siamo presenti in neonatologia, siamo convenzionati con l'ospedale di Pescara e viviamo periodicamente, ogni settimana siamo proprio nel reparto come genitori, come consulenti eccetera. Nel momento in cui qualcuno volesse entrare a far parte dell'associazione, le porte sono aperte a tutti, non soltanto a genitori che vivono l'esperienza della prematurità, basta contattarci, quindi c'è una pagina Facebook, ci siamo noi, insomma mettiamo anche in reparto, insomma ci sono i nostri contatti. Da parte mia l'ultima, un bimbo o una bimba nati prematuri, di cosa hanno bisogno? Innanzitutto di tanto amore, la vicinanza dei genitori è la cosa fondamentale e poi man mano si vedono anche crescendo le varie situazioni, difficoltà, bisogni, locopedie, psicomotricità, insomma proprio il contatto per recuperare il tempo e quello mancato che hanno mancato prima. Sì, comunque questi eventi fanno sempre piacere per magari rendere felici i bambini che vengono a salutarci, magari a chiederci una foto, quindi sono eventi che ci fanno molto piacere e magari spero li faremo più spesso. Marco, il pensiero è già rivolto alla gara con il Perugia di venerdì, una gara quasi decisiva per il Pescara, gara che non si potrà sbagliare. Diciamo che queste ultime sono tutte decisive, quindi affronteremo come abbiamo affrontato le ultime partite. Dobbiamo metterci sicuramente più testa perché comunque veniamo da una sconfitta, però dobbiamo affrontarla a viso aperto come abbiamo sempre fatto. Tornando alla partita di Ascoli, è vero che avete incassato due gol su calci di rigore, però dove sono stati gli errori del Pescara secondo te? Ah, sicuramente, secondo me abbiamo corso meno le altre partite, forse i primi caldi, non so, però loro magari avevano avuto una marcia in più e secondo me hanno un po' meritato un po' più di noi, anche se secondo me il pareggio era giusto, però vabbè, ora è una partita andata, pensiamo alla prossima, pensiamo a dar di più e che poi questa cosa la dimenticheranno tutti. Marco, 3 su 5 in casa, la chiave per andare ai playoff adesso è l'Adriatico, visto che l'Adriatico comunque avete fatto sempre qualcosa in più quest'anno, c'è anche un bel clima tra voi e i tifosi. Ah, sicuramente giocare in casa davanti ai nostri tifosi è comunque una marcia in più, quindi noi speriamo di far più punti possibili in casa e di arrivare dentro i playoff, poi comunque ce la giocheremo lì. Di questo bel rapporto che c'è tra voi e i tifosi, che poi è paradossale, nel senso che nel momento di difficoltà i tifosi piuttosto che allontanarsi si stanno avvicinando a voi e al mister. No, questa è una bella cosa perché comunque i tifosi ci hanno sempre comunque sostenuto e dato la mano anche nei momenti difficili. Abbiamo dimostrato che anche poi dopo le sconfitte siamo venuti fuori, quindi è una bella cosa, spero che ci aiuteranno da qui fino alla fine perché comunque siamo una squadra che può dir la sua anche nei playoff, quindi bisogna sostenerci e dare il massimo sia noi che loro. Al difensore Marco Perrotta chiedo come mai questa squadra subisce così tanti gol, nelle ultime gare avete incassato qualche rete troppo. Ah, secondo me i gol che abbiamo subito sono soprattutto sul pallone attivo, quindi dobbiamo migliorare su questo e dobbiamo lavorarci di più e stare più concentrati. Nel nostro ruolo sicuramente rivestiamo anche un'importanza sull'aspetto sociale ed eventi come questo ci danno l'opportunità di avvicinarci a persone meno fortunate di noi e regalar loro un sorriso, specialmente in queste ricorrenze come quella pasquale. Simone si guarda sempre avanti, archiviata la sconfitta
sconfitta di Ascoli, c'è adesso questo anticipo importante perché è una squadra, il Perugia, che come il Pescara sta lottando per lo stesso obiettivo. Giocate in casa, spesso e volentieri avete fatto molto bene in casa, quindi volete continuare così? Decisamente sì, il ruolino di marcia in casa ci dà delle certezze in più. È inutile negare che fuori casa abbiamo mostrato qualche difficoltà in più. Venerdì sera arriva una squadra agguerrita come quella del Perugia, uno scontro diretto per i playoff. Cercheremo di fare il meglio per cercare di battere il Perugia e posizionarci nella miglior posizione possibile. È un piacere stare qua e fare beneficenza è sempre bello, quindi venire oggi è veramente un piacere. Parliamo di questo momento del Pescara Ledian dopo la vittoria con il Palermo, la sconfitta di Ascoli. Molti parlano di una squadra stanca, probabilmente alcuni di voi avrebbero bisogno anche di tirare un po' il fiato, ma l'organico, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo, propone poche alternative. Ma quello non ti so rispondere. Sicuramente non siamo stati brillanti l'ultima partita e forse ne abbiamo pagato un po', soprattutto il secondo tempo dove ci siamo abbassati molto, però non ti so dire se non so come mai, se sia un fattore fisico o è stato qualcos'altro. Sicuramente il secondo tempo abbiamo sofferto di più, però abbiamo fatto secondo me un buon primo tempo. Ledian, comunque un dato di fatto che il Pescara nelle ultime partite faccia magari regali, tra virgolette, anche un tempo agli avversari, poi magari voi riuscite anche a reagire, a volte reagite bene come contro il Palermo, altre volte un po' meno. Da cosa dipende secondo te? Ve lo siete chiesti? Ve lo domandate negli spogliatoi? Sì, ce lo domandiamo, parliamo sempre anche con l'allenatore, ci confrontiamo. Non so cosa dipende, però è un campionato un po', diciamo, strano per tutte, perché tante hanno le loro difficoltà. È un campionato, una classifica corta, quindi tutte hanno le loro difficoltà. Ora bisogna cercare di limare il prima possibile queste difficoltà. Ledian, nel girone di ritorno media punti più bassa rispetto all'andata, nelle ultime gare troppi gol subiti e nelle ultime 4 trasferte 4 sconfitte. Questi sono i numeri del Pescara. Sì, soprattutto in trasferta è quello dove dobbiamo migliorare, perché in casa penso stiamo facendo un campionato importantissimo, è fuori casa che facciamo abbiamo un po' di difficoltà dove dobbiamo migliorare. Giocate in casa venerdì contro il Perugia, quindi sicuramente il rendimento interno rispetto a quello esterno del Pescara è molto migliore, quindi ci dobbiamo aspettare un Pescara sicuramente all'arrembaggio? Ma all'arrembaggio no, perché partite durano 90 minuti, bisogna stare tranquilli e fare le partite come abbiamo sempre fatto in casa e cercare di ottenere la vittoria. Questo Perugia che cosa tra virgolette ti preoccupa di più? Mi preoccupa soprattutto Verre, che sta attraversando un momento di forma devastante, quindi è un ragazzo da tenere d'occhio, ma hanno anche altre qualità. A proposito di Verre, nella gara di andata segnarono due ex biancazzurri, ci terrete anche sportivamente parlando a vendicare quella sconfitta? No, non dobbiamo vendicare, noi dobbiamo affrontarle come abbiamo affrontato le altre, non stiamo a pensare agli ex o a chi sono tutti, dobbiamo pensare a battere il Perugia e non a battere gli ex del Pescara. Ledian, 3 partite in casa nelle ultime 5, ho chiesto prima anche a Marco, questa può essere la chiave per entrare nei playoff, per entrare nel modo migliore, cioè trovando un buon piazzamento. Sì, dobbiamo cercare di ottenere il piazzamento migliore, ci mancano ancora un po' di partite, dobbiamo cercare di fare più punti possibili perché il piazzamento poi alla fine fa anche la differenza. A vincere probabilmente i playoff, non so se sei d'accordo. Sì, se venerdì dovessimo vincere già sarebbe un gran passo per i playoff, però bisogna continuare perché come dimostrano anche gli ultimi anni le statistiche, il posizionamento nei playoff fa la differenza. L'ultima te la faccio sul rapporto tra Sebastiani e Pillone, tante frizioni negli ultimi tempi, Ledian, come vive la squadra questo momento, no, di tra virgolette tensione e nervosismo? Ma secondo me non ci sta tensione, ognuno è libero di dire la sua.
come il presidente e come il mister, quindi non c'è alcuna tensione. Yeah.